La Juventus ha avuto paura e ha perso partita e primato. Le due sconfitte consecutive avevano cancellato la sicurezza dei mesi scorsi, quell'aria di superiorità che aveva fatto dire a tutti il campionato è finito. La vecchia signora si è tolta il velo e sotto sono spuntate le rughe. In settimana si era parlato di premi di partita dal milione in su e di allenatori in bilico. Oggi 243 milioni di incasso, migliore in campo l'arbitro Michelotti di Parma. La formazione della Juventus era da 0-0, quella dell'Inter raccogliticcia per infortuni e squalifiche. Nessuno si aspettava in verità del gran calcio, ma nemmeno tanti errori. Lo spettacolo non è stato all'altezza se si eccettua all'inizio qualche spunto di Causio. La prima occasione per Damiani di testa dopo un'uscita incerta di Vieri. Morini e Boninsegna commentano da lontano gli errori dei compagni. L'Inter ha poco da perdere e gioca meno contratta. Ecco comunque la risposta dei nerazzurri. Mazzola per Boninsegna, girata di testa e Zoff se la cava da campione. Osservate ora come il giovane Cesati si è fatto le ossa in area juventina. Tutti qui in sostanza i rilievi del primo tempo. Nella ripresa passano parecchi minuti prima di vedere qualcosa di interessante. Anche in questo caso è un errore a determinare la possibilità del gol. Sbaglia l'intervento Vieri e Damiani riesce a fare ancora di peggio. A 10 minuti dalla fine atterrato Mazzola. Ed è il gol. Lo segna Bertini su punizione, un tiro angolatissimo, imprendibile. La Juventus a questo punto è spacciata. Cercherà poi la rimonta e andrà anche vicino al pareggio, ma ha dovuto scoprirsi. Mazzola e Boninsegna l'hanno infilata in contropiede. Il gol naturalmente è giustamente annullato. Finisce qui la partita di San Siro. La Juventus ha sperperato la dote, ma la giostra non si è ancora fermata.